È un collante che tiene vivo il gemellaggio tra Fano e Rastatt, il progetto Selva Nera, Mare Blu. Ebbene, si festeggiano i 25 anni ed è un momento particolare che è da evidenziare. È un momento molto importante, e c'è stata subito la collaborazione delle associazioni fanesi, e già la presenza questa mattina dei ragazzi sia di Itaca sia di altre associazioni testimonia la volontà di poter fare una bella vacanza insieme, di collaborare e di trovare momenti di aggregazione. Avremo altre situazioni, già questa sera saremo a cena insieme, durante la settimana avremo delle attività insieme tra ragazzi di Fano e ragazzi di Rastatt. Sono dei bellissimi momenti che aiutano tutti a star meglio e a crescere nell'amicizia e nella collaborazione. Beh, comunque l'aspetto sociale non basta per tenere vivo un gemellaggio che dovrebbe avere anche effetti economici, effetti culturali, coinvolgere in modo particolare le scuole. È in programma questo nell'amministrazione comunale? Sicuramente tutto il tema del confronto e dell'incontro di culture diverse diventa estremamente interessante. Il fatto stesso che i gemellaggi possano promuovere anche dei contatti tra scuole. Ormai a Fano siamo abituati ad avere degli scambi scolastici che spesso rientrano proprio all'interno del progetto dei gemellaggi. Sono qui una settimana 33 persone ospiti della nostra città, che cosa li farete vedere? Come li intrattenerete? Sì, sono appunto presenti qui 33 persone con disabilità, amici di Rastatt, ma allora oggi diciamo abbiamo la parte ufficiale, no? E domani ci spostiamo anche da Fano perché il gemellaggio comprende anche Pergola e quindi domani andremo a Fatterosa a fare un laboratorio di ceramiche. Mercoledì ci dedichiamo a Fano, visita della città, mercato, mare, tempo permettendo. E giovedì invece andiamo a fare un laboratorio sensoriale. Venerdì avremo di nuovo una giornata intensissima sul territorio fanese. Al mattino siamo ospiti da Itaca per una colazione. Avremo poi un torneo di bocce a San Cristoforo. Dopo un po' di riposo, la sera allarghiamo di nuovo i nostri orizzonti e siamo ospiti a Pesaro, all'AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici, e nella festa di quartiere per il 70° anniversario dell'AIAS nazionale. Ecco, il Lions Club di Fano è stato sempre da tramite di questo gemellaggio e ancora oggi è sulla breccia, insomma, avete un rapporto particolare con la città tedesca? D'altro canto Lions è solidarietà, è amicizia e aiuto al prossimo, quindi chi meglio del Lions Club può sostenere questo tipo di progetto?